Ben ritrovati nel nostro canale. Allora, vi piace la mia collana? Carina, vero? L'abbiamo realizzata noi e come tante altre cosette, se avete visto i nostri video precedenti, li realizziamo noi con le cialdine, le capsule, anzi, sempre mi sbaglio tra capsule e cialdine, queste sono le capsule del caffè. E se vi piacciono questo tipo di cosine, ci sono tanti video che abbiamo caricato e li abbiamo realizzati insieme a voi. E se vi fa piacere, sono a vostra disposizione. Detto questo, risistemo di nuovo la mia collana. Eccomi qua, pronta nuovamente a realizzare, usiamo questo termine, un altro piccolo rimedio fatto in casa, sempre per la cura della nostra pelle, in questo caso, e precisamente per la pelle del nostro viso. Allora, adesso ho detto già da parecchi giorni che arriva l'estate, questo grande caldo, quindi ci prepariamo nuovamente a prendere il sole. E allora, in genere che si fa prima dell'esposizione al sole? Si fanno degli scrub, no? Per eliminare le cellule morte e via dicendo. Oggi dedichiamo il nostro video tutorial ad uno scrub per il viso. Guardate, realizzato con semplici due ingredienti. E tutti ingredienti che trovate in casa. E allora, penso possiamo cominciare. Vi mostro subito che cosa ci serve. Ciao! Eccomi qua. Allora, dunque, qua, semplici ingredienti 1 e 2, zucchero di canna in questo caso, che ha un potere più scrubbante sul viso. Per chi ha la pelle del viso particolarmente sensibile, magari anziché usare lo zucchero di canna, può usare tranquillamente lo zucchero bianco, ok? E l'alleato della bellezza della nostra pelle, l'olio di mandorle dolci, che è emolliente, che è lenitivo, ottimo per le irritazioni. E nutriente, elasticizzante e se ci sono delle irritazioni sulla pelle le aiuta assolutamente. Allora direi di cominciare. Eccomi qua, pronta, armata di ciotolina e di cucchiaio per mescolare. Questo che vedete nel bicchiere qua è la quantità di 2 cucchiai di zucchero di canna. Già l'ho misurata anticipatamente e li versiamo tutto. Ok, lo versiamo tutto quanto. Perfetto, dopodiché, scusate, andiamo ad aggiungere l'olio di mandorle. L'olio di mandorle è esattamente la quantità di 2 cucchiaini di olio di mandorle che piano piano andiamo a versare, non tutto insieme, e cominciamo a mescolare, così diamo il tempo. Vedete? È mescolate, mescolate. Date il tempo allo zucchero di assorbirlo piano piano. Vedete già come prende forma? Ok. E aggiungiamo un po' alla volta il nostro olio. E mescoliamo. Ora quindi è mescolate. Guardate, vedete amiche come prende forma? Ecco qua, guardate. Sta cominciando ad assumere la consistenza giusta. E piano piano continuiamo ad aggiungere l'altro olio, ok? E continuiamo a mescolare. Guardate com'è bello. Oh, è anche ottimo profumo, con l'olio di mandorle dolci. Allora, quindi ricapitolando, quindi molto semplice, come vedete, realizzato con 2 ingredienti semplici semplici che potete trovare dentro casa: zucchero di canna, per chi ha la pelle più sensibile del viso, può tranquillamente usare lo zucchero bianco, e l'olio di mandorle dolci, in questo caso che ho scelto io, che ha un potere lenitivo, rende la pelle più elastica, dà luminosità alla pelle stessa. Se ci sono delle irritazioni sulla pelle, di suo, come proprietà, l'olio di mandorle dolci secco aiuta a lenire la parte stessa. Semplice da usare, ovviamente ogni qualvolta lo userete, lo metterete nel vostro bagno, dato che l'olio si separerà dallo zucchero, date prima una bella mescolata, dopodiché
piccola quantità nella vostra mano, la inumidite il viso e cominciate a passare delicatamente, piano piano, nei punti più, più sensibili, come possono essere gli angoli del naso, il naso stesso, delle labbra, e vedrete i risultati che avete. Ok, perfetto. E vedete? Eccolo qua, ve lo faccio vedere ancora una volta. Ok. Eccomi qua ancora con la mia ciotolina in mano, con lo scrub realizzato per il viso. Guardate quanto bello. Eccolo qua. Allora, spero che questa piccola ricetta, come le chiamo io, vi possa piacere. Come vedete, molto semplice da realizzare. E sono piccole cose che personalmente, prima provo su me stessa e poi si usano comunque ingredienti semplici che troviamo a casa nell'immediato che possiamo usare. E provatelo, fatemi sapere il risultato che avete sulla vostra pelle. Consiglio sempre di fare uno scrub sia al nostro viso che al corpo, così facciamo respirare la pelle, no? Si rinnova, eliminiamo le cellule morte. E adesso in arrivo oggi c'è un magnifico sole qua a Roma, in arrivo la bella stagione, prima di esporsi al sole uno scrub ci vuole per preparare la nostra pelle ad abbronzarsi. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, grazie alla gente che già, le persone, gli amici e le amiche che già ci seguono. Iscrivetevi al nostro canale per condividere con noi tante piccole cose. Vi ricordo che è nato il nostro secondo canale che abbiamo battezzato Cuciniamo Insieme con AM Makeup e Bijou. Unitevi a noi, ci trovate sui social e niente, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio, come sempre un bacio, e alla prossima. Io ed il mio scrub per il viso vi salutiamo. Ciao amiche, ciao! Allora, una volta finito lo scrub, lo volete conservare, io ho riciclato questa piccola giardina, vedete? La prendete, scusate, così ve lo faccio vedere, lo prendete, lo versate. Tutto quanto. Ecco qua. Perfetto. Eccolo, vedete? Mi raccomando, prima di usarlo, sempre una mescolata. Chiudete. È pronto. Voilà. Ciao.